Volevo ricordare che da questo mese, per i prossimi 6 mesi, ragazzi, torna la partnership con NordVPN. Punto esclamativo NordVPN in chat, ragazzi. Ricordatevi appunto che se volete usufruire del nostro codice sconto per attivare la VPN migliore che esista, potete Adesso farlo. faccio fare entrare anche gli altri ospiti Ah, perché so che ok, ci sì. sono Carlo Stagnaro e Michele Boldrin. Così animiamo un po' la discussione aggiungendo anche nuove voci. Ah. Diamo il benvenuto intanto a Carlo che già vedo a schermo. Ciao, ciao. Non lo sentiamo. Grande Non lo sentiamo. Carlo. Non mi sentite? Uno, due, tre, Adesso sì. quattro. Ora sì, ora Ok, sì, ora. ciao. Ciao Carlo, Sentiamo, buonasera. sentiamo. Ciao a tutti. Ciao Michele. Ecco Michele. E Ciao a anche tutti. Michele. Ciao a tutti. Eccoci qua. Che bello, che Buonasera. figata dove avete investito. Cioè Bello, giustamente Francesca in mezzo. Cristo e i due ladroni, mi eh? sembra. Chi è che fa baramba? Crista, Crista, sorry, sorry, Crista, Crista. Crista, Michele, No problem, Crista, no problem. vabbè, scusatemi. Asterisco. Crista, Crista Crista. and the two thieves. Per stare in tema, Giorgia e i due ladroni. Anche. Anche. E a me viene in Ma mente se un'altra facessi roba un che fa verso così, comunque rima magari con ladroni. sull'astensione, eh? Esatto. che gli altri. Esatto, volevo chiedere un po' a Falla un po' a tutti. tutti questa domanda. Esatto, cioè questa astensione, no? Ho visto un tweet di Sandro Brusco sul tema che ci dice Che dice appunto, Sandro? Che dice? Sandro dice, attenzione che una riduzione dell'affluenza, o meglio, leggo così almeno evitiamo interpretazioni troppo libere. Bisogna aspettare i dati definitivi e vedere la distribuzione del voto, non solo il dato complessivo. Dico una cosa controcorrente, per me non è scontato che un calo dell'affluenza sia un dato negativo. Ne parliamo dopo a risultati noti. Insomma, non necessariamente un calo può essere appunto segno di un conservatorismo, non lo so, di una destra di Fratelli d'Italia. Boh. Voi come la Perché qua noi vedete? siamo di sinistra, vogliamo vincere la sinistra. Eh? Fatemi capire, dove sono nato? Cioè, dove sono finito oggi? Dove mi hanno invitato? So che Sandro è un pochino più di sinistra rispetto a te, però magari mia Sì, no, libera interpretazione. leggermente. Ma mica tanto, non ci credere. Michele, Vedo Stagnaro che ridacchia. invece è scomparso. Michele è Come scomparso. scomparso? Io mi vedo perfettamente. Vedo No, voi, no, no, vedo siamo noi che non Carlo. ti vediamo. Ecco, adesso siete Ok, tornati. ora ti Che avete vediamo. una cosa sofisticatissima con 100.000 schermi. Eh sì, più o meno sì. Veramente una figonata. Beh, una volta ogni 5 anni, anzi meno, si può fare, dai. Ma vediamo quanto dura questo governo. Quindi, insomma, sto dato sull'affluenza, cosa ne pensate? No. Ah, ora Carlo, che ne pensi di questo dato sull'affluenza? io penso semplicemente che il dato sull'affluenza ci dice che votiamo per la prima volta a settembre, che mezza Italia è sotto la pioggia. Tendo a essere marxiano nell'analisi dei fatti, non credo che ci siano Può essere, non grandi. sapevo, mezza Italia sotto la pioggia? Sì. Al sud ci sono grossi problemi di Allora Sì, conta, soprattutto in brutta roba Campania. per, ecco, questa è una brutta notizia, sono d'accordo con Sandro ovviamente sul fatto che la distribuzione territoriale della partecipazione sia chiave, perché come abbiamo visto la distribuzione geografica del voto questa volta, beh, devo dire, lo è sempre stata, no? Però questa volta sembra particolarmente skewed da quello che ho visto. E quindi ovviamente se hai variazioni non omogenee, ma territorialmente caratterizzate, questo fa differenza. Quindi non so, avete regionale, avete per randiare, no? Sì, Sì, abbiamo qualcosina ce l'abbiamo. guardato. In Campania questa cosa del maltempo si è fatta sentire probabilmente Sì, perché sta meno c'è un 15%. 11% di affluenza contro il 15% del 2018. No, Cioè, questa è la questo era statistica. Sta di almeno il affluenza nella 12, regione alle Campania 12. contro il 15 Con i dati a delle che ora? Alle 19 7 di sera? praticamente in Campania hanno votato il 15% in meno rispetto al 2018. Sì. Ah, in meno, santo Dio, cioè, Sì. ragazzi, dite Mentre al cosa. nord Non ti credo saprei che dire la l'affluenza differenza precisa perché qui si 38 dice, contro 52. anzi, a Napoli addirittura un calo del 10,7% rispetto al 2018, alle ore 19. Stanno a 36,8, da quello che Mentre dice al Indra. nord Indra, quello che dice, credo che ok. sia Ma tipo qua, scusa, ma 5-6 quanto punti piove? in Cioè, c'è il meno. nubifragio o è proprio una roba che apre No, l'ombrello? veramente stamattina c'è stato un problema, no? Infatti anche i treni hanno avuto dei problemi perché
perché nella zona di Napoli ci sono stati dei guasti per il maltempo, quindi credo che ci siano state proprio delle problematiche, ci dicevano anche nella metro e cose simili, quindi può essere che è anche difficile riuscire a spostarsi nella giornata di oggi e quindi questo potrebbe aver influito. Non so quanto sia continuato dopo la mattinata, perché il problema c'è stato prettamente nella mattinata. Però possiamo dire che se uno vuole votare, vota. Cioè adesso, sì, quello sicuramente. C'è il lubrifragio, però adesso sì. Ragazzi in Finlandia vanno a scuola in bici con la neve e meno 30 gradi. Vabbè, quello se non lo puoi usare come paragone. A Roma che chiudono le scuole appena c'è un fiocco di... Cioè, se uno vuole votare, vota, ma se uno gliene frega il giusto... Esatto. Poi uno se... Infatti probabilmente no. Anche quello. Dopodiché io penso sempre che quando metteranno i buffet ai seggi avremo l'affluenza all'80%, sì, cioè, tanta gente sì, però non gliene frega niente, altri non trovano evidentemente un partito da votare. Però, sì. Io su questo fatico a pensare che in astratto un'alta affluenza è un risultato migliore di una bassa affluenza e viceversa, e fatico anche rispetto al tweet di Sandro a dire cosa è bene e cosa è male. Onestamente col quadro politico che c'è fatico a esaltarmi se l'affluenza ha l'effetto di aumentare i voti alla destra oppure di aumentare i voti alla sinistra oppure di aumentare i voti ai 5 Stelle, cioè come dire padella, brace, poi non so cosa c'è oltre la brace, ecco. Però questa è un po' la situazione, quindi non riesco a esaltarmi più di tanto sui dati dell'affluenza, ecco, fermo restando che ci sono ancora 3 ore circa per votare e non è detto che non ci sia un picco di affluenza invece nelle prossime ore, se qualcuno, essendo tra l'altro una domenica ancora, diciamo, in l'ultima coda dell'estate, in alcune parti d'Italia, magari tanta gente è andata a farsi i fatti suoi in giro e voterà la sera, insomma. Quello vedremo. Sì. Quello sì, però tipo ad esempio avevamo tanti dati alle 19 oltre il 50%, oggi un po' di meno, tipo ad esempio la Sardegna sta al 40%, e l'anno scorso la stessa ora stava al 52, cioè insomma non è proprio... Ma c'è maltempo anche in Sardegna? Eh? C'è maltempo anche in Sardegna? Quanto mi risulta Sardegna no. Ma in realtà comunque sul Sud Italia in chat dicono che l'acqua arriva anche agli stinchi, quindi diciamo che è parecchio problematica la situazione, credo. Ma mi dice Sardegna, cioè, poi bisogna capire tutta la Sardegna, perché Sardegna e basta così. No, infatti, assolutamente. Esatto, però Cagliari mi dice qua nuvoloso, 19 gradi. Vabbè, ma hanno detto che nel Veneto c'è sole, l'affluenza nel Veneto com'è? A Milano invece ha piovuto, per dire. Sì. Anche a Roma. In Piemonte non lo so, però in Piemonte stanno a meno 8,24%, ecco, perché allora, l'influenza sta al 5%. Prendiamo come lower bound quello delle regioni dove c'è il sole, quello sì, ovviamente indica che la tendenza vediamo se verrà confermata, perché ha ragione Carlo, magari alle 8:15 tutti si precipitano e ci sono delle cose dopo cena, capito? Dubito, ma magari dubito, campagna considerato... più marcata per il maltempo. Però ricordiamo anche che c'è quel problema per i positivi al Covid, magari che potrebbe in qualche modo un minimo incidere. La popolazione positiva. Non credo che quello sia un numero così macro, ecco, da cambiare le statistiche, né c'è particolare ragione di pensare che ci sono più positivi al Covid chiusi in casa a Napoli rispetto a Milano, no? No, vero. No, quello sì. Però un dato che mi fa pensare è che tipo, ad esempio, in Emilia Romagna siamo 59 contro il 65. Questa è una tipica regione al nord, del PD. Al nord c'è un calo attorno al 5, 6, 7%. Al sud c'è un calo attorno al 10, 12, 13%. Del doppio. Vabbè, significativo. Fuori sede, milioni, quanti sono? 5 milioni di fuori sede che non riescono a votare. Beh, insomma, anche quelli, adesso ti voglio dire, andate avanti sta cosa all'infinito. I 5 milioni fuori sede, anzitutto, è un numero inventato. Ok? Cioè, davvero, è un numero letteralmente inventato. Se la gente, per ragioni, per fare trucchi fiscali, per prendere il doppio sussidio, cerchiamo di non dire assurdità anche noi, ragazzi. Cioè, i fuori sede, non so che possano essere, sono al più, scusate. Cioè, proviamo a ragionare, perché però sono al più no, scusa, una Michele, frazione perché... di studenti universitari che per svariate ragioni, fondamentalmente per prendere i sussidi,
mantengono la residenza nel comune di origine invece di metterla dove vanno a studiare. E se, questi, secondo le stime stesse del Ministero della Pubblica Istruzione, i fuorisede, ovvero quelli che vanno all'università che non è nella loro provincia, sono credo 180.000. Tenete conto che questo vuol dire che se uno da Stra va a studiare economia a Venezia o a Verona è fuori sede, ok? Cosa che può fare prendendo il treno telematico. Quindi questi 5 milioni, io davvero, è una, non so da dove diavolo li abbiano inventati, a meno che non mettano me come fuori sede, ma questo fa ridere. No, anche effettivamente perché io anch'io la, quando andavo a Bergamo in università ero fuori sede per loro, perché abitavo appunto, in provincia di Brescia e per arrivare in università tecnicamente ci voleva più di un'ora, quindi ero fuori sede. Se c'è un calo del 5, 10, 12% all'affluenza è un segno, se viene confermato, della tendenza sempre più forte che evidentemente c'è una fetta della popolazione. Infatti io continuo a chiederlo a chi fa sociologia applicata, ma li studiate questi, che continua a pensare che non fa alcuna differenza votare. Sì. E vorrei capire davvero chi sono, perché se c'è una cosa che manca in Italia, cioè gli Stati Uniti li studiano dalla mattina alla sera, sono della gente che dice ma I'm indifferent. E poi si dice, ma se proprio dovessi votare, cosa voti? E viene fuori che tipicamente sono intervalli di confidenza di pochi punti dal risultato nazionale. In Italia sono diventati un gruppo ampio, se adesso è confermato questo numero vuol dire che è più del 30%, giusto? L'altra volta cosa aveva votato? Il 72%. Sì, alla sì. Camera 75% l'altra 75. Volta. Si conferma il numero vostro, da quest'anno tutti votano tutto. Sì. Da quest'anno votano tutti, quindi se conferma il numero vostro avremo un numero fra 65 e 70. Io credo che il tema dei fuorisede sia più che altro un tema di correttezza, cioè nel senso tutti i paesi del mondo si vota tramite voto telematico perché è fuori sede, quindi non vedo perché in Italia non si potrebbe fare. Parlavamo stamattina con Enrico. Con voto telematico. Umberto, cosa dici? E scusami per posta, perdonami. Ah. Sì. Ma anche qua si vota per posta, basta iscriversi all'AIRE. Però io ho votato per posta all'estero. No, noi parliamo fuori sede in Italia, cioè io che studio in un'altra quelli città. Anche 180.000 basta cambiare residenza, ma sì, perché sta gente non cambia residenza, me lo spiegate? Ma perché se vado a studiare tre anni in una città, perché devo cambiare residenza? Questa del tema di cambiare residenza, perché io credo che abbia ragione Michele, cioè purtroppo. Il fatto che la gente si sposta, magari ovviamente se ti sposti tre mesi no, però se ti sposti per 5 anni di università, 3 anni di università e non cambi la residenza, perché c'è un sistema che disincentiva, perché così la famiglia ti tiene nel nucleo, così hanno il sussidio, così pagano meno di tasse, cioè questo è tra l'altro è un sistema che rende il ragazzo, il giovane, sempre più assistito e sempre meno emancipato, quindi forse però io non avevo mai sentito questa domanda. Questo è vero, però allora lottate perché, però ripeto, non possono essere i giovani studenti, ragazzi, è una questione di quantità, si continua a parlare di 5 milioni, allora se volete parlare di 100.000 credo che le 5 persone, milioni siano compresi anche i lavoratori, Michele, non penso solo studenti. Interessante, ragazzi. Credo, che... Facciamo un attimo, Elisa, prego. C'è una cosa molto interessante. La normativa sul rientro dei cervelli prevede che ci sia un abbattimento dell'IRPEF fino al 90%. E c'è scritto nella legge, me la sono studiata, perché ho detto vado all'estero 2 anni, e c'è proprio scritto se tu vai nel sud, l'abbattimento IRPEF è 80-90%. Però se tu devi poi lavorare al nord, va bene avere il domicilio al nord. Cioè c'è proprio scritto di mettere una residenza falsa, c'è scritto nel decreto. Posso dire una cosa che da me non vi aspettate? Quella, la legge sul rientro dei cervelli è veramente la prova provata che avevano ragione Marx e Engels quando dicevano che lo Stato è il comitato d'affari della borghesia. Cioè ci sono pochi esempi più clamorosi, ben 110% un altro, di manovre diciamo giustificate con argomenti pseudopoliticamente corretti, ma che hanno come non solo effetto, ma come obiettivo quello di operare una massiccia redistribuzione di reddito da parte del popolo lavoratore a favore di persone con maggiore capitale umano, esatto. Con maggiore reddito, con redditi medio-alti, se non molto alti, che si limitano a ritrasferire la propria residenza fiscale o che magari rientrano in Italia perché l'avevano già deciso, perché l'avrebbero fatto comunque, eccetera, e vengono qua e godono di una pressione fiscale del tutto inaccessibile. A tutti gli altri lavoratori italiani. I quali appunto hanno di base un reddito più basso. Cioè, io credo che questo tipo di misure siano veramente quanto di peggio la politica italiana è riuscita a partorire negli ultimi anni.
No, no, sono d'accordo con te, Carlo, l'ho detto più volte, però secondo me è un tema che abbiamo dimenticato di citare, esatto, tra tutti gli altri temi, è il fatto che, ad esempio, quando un ragazzo, una ragazza vanno fuori sede, ma per davvero, cioè nel senso, che ne so, dal sud al nord, dal nord al sud, spesso e volentieri si trovano in stanze condivise oppure in appartamenti condivisi, e lì è molto difficile che ti facciano appunto mettere la residenza proprio in quella casa. Sì, i proprietari prendono i soldi in nero. No, senza parlare di nero. Perché prendono i soldi in nero, ma poi di nuovo continuate a parlare di infrazioni. Non accettano di spostare la residenza su quel nucleo abitativo. No, perché altrimenti è difficile mandarti via. Sfrattarti è più complesso se lì è la residenza. Michele vuole dire una cosa, scusa. Dubito. Uno, continuate a parlare di frazioni risibili della popolazione. Sì, sì. Due, no, non è quello. C'è un problema, quindi vediamo di dare ai problemi la dimensione che hanno e non quella che non hanno. Quindi stiamo parlando di frazioni risibili della popolazione. Uno, è vero, poi è anche vero quello che dice Elisa, e quindi si lavori sulle leggi. Personalmente, essendo ormai americanizzato, sta roba della residenza, l'ho mai capito. È una roba borbonica, savoiarda, oppressiva, per cui lo Stato vuole controllare dove sono. Si lavori per togliere la nozione di residenza, che è assolutamente irrilevante. Irrilevante. Non serve a nulla, non c'è nulla nel sistema liberale democratico che dica che i cittadini devono avere una residenza che lo Stato e i suoi organi e le sue strutture devono controllare. E in terzo luogo, se la questione, come avevo detto prima, di varie forme di evasione fiscale, sussidi, cose di questo tipo, mi dispiace per i giovani studenti che descrivi Umberto, basta svegliarci, ti fai il tuo bel affitto, ti metti lì, dopodiché una volta che sei dentro e installato, denunci il proprietario e vedrai che uno non ti sfratta, due, se lo fai e lo fanno in parecchi, gli passa la volta. Michele, guarda, volete the cake and eat it too? Volete che l'Italia funzioni come la Svizzera, però voi volete fare come quegli altri? E allora non funziona come la Svizzera. Guarda, io ti dico funziona che come la Svizzera, nelle... ci comportano come la Svizzera. Certo, no, però quando a un certo punto sono stato anche in residenza universitaria per un anno, residenza universitaria in cui non potevo mettere la residenza personale. Cioè, stavamo parlando di qualcosa in chiaro, tra l'altro, essendo titolare di borsa di studio, non c'era, cioè, pagavo veramente. È un problema evidentemente da affrontare, però, su tanti piani. Sì. Cioè, non cambiava niente, perché tanto io potevo andare a votare, non era quello il tema. Il tema era che, in buona sostanza, anche in quell'occasione, la residenza non potevo spostarla. E stessa cosa anche a Milano. Ma infatti anche a Milano, con contratto in chiaro, depositato, eccetera, eccetera, la residenza non ho potuto spostarla. Quindi... Perché, scusa? Perché? Perché in Italia non te la lascia spostare il proprietario. Ma cosa vuol dire? Perché non te la lascia spostare? È una scelta tua. Vai in comune per esatto. Trasferire la residenza. Cioè, davvero, mi puoi spiegare il concetto? Io non allora, a suo dire, avrei modificato il suo ISEE personale. Ah, perché lui aveva la residenza. A suo dire esatto. Di chi? Ah, ecco, allora. Svelato l'arcano. Con l'università a invece dire, non determinati casi devi essere in chiaro con questo che aveva la residenza in casa, perché non lo so, no. Onestamente non ho mai approfondito sto tema, però è successo. Però se noi rendiamo più flessibili le leggi sulla proprietà da questo punto di vista, cioè se una persona non paga la mandi via dopo un po' di mesi ragionevolmente, come accade in tanti paesi, questo problema non si pone neanche. Cioè tante persone non regolarizzano i contratti perché non vogliono... questo rischio, quindi affittano tutti su Airbnb, escalation di prezzi e gli affitti costano un botto e certo. Cioè nessuno affronta mai i temi dalla complessità. No, guarda, io non ho mai approfondito, quindi non so nemmeno se fosse vero, però ti sto riportando quello che mi era stato detto. No, perché... ma poi su alcune cose hanno trovato una soluzione, perché ad esempio mi viene in mente il medico di base, no? Che c'è stata la problematica durante la pandemia di tutti coloro che erano fuori sede e che quindi avevano il medico nella città di provenienza. Lì però puoi eleggere domicilio e quindi risolvi la questione residenza eleggendo domicilio, quindi sei residente in una città ma domiciliato in un'altra. Ma possiamo dire quindi che è ridicola sta roba, che sei residente, sì, domiciliato. Vabbè, cioè... ma già il fatto residenza, domicilio, dimora. Abitazione, sono tutti concetti giuridici che vogliono dire, non dico la congiunti. Stessa cosa perché non è vero, non dicono la stessa cosa, però sono varie sfumature per dire delle cose molto simili. Ragazzi, io vi devo salutare, vi lascio in compagnia di questi due signori. Va benissimo. Va bene. Elisa, per essere seminatori. Grazie. Ciao Elisa, grazie. Ciao, alla prossima. Allora, è uscito fuori comunque Elisa era in un posto, in un salotto fighissimo che avete lì.
Grazie. Michele, lei doveva venire qui, cazzo. Io c'avevamo pure dei super alcolici e non solo per lei. Ma faccio vedere cosa, cioè, sono venuti una cinquantina di nostri trasporto e arrivo a Milano verso le 11, ci facciamo gin tonic. Una cinquantina di nostri abbonati che hanno portato un po' di modifiche, un po' di alcol qui. Comunque volevo chiedere a Carlo, per integrarlo un po', visto che arrivava una bella domanda dalla chat, un tuo parere su che tipo di politiche energetiche potrebbe adottare un eventuale governo di centrodestra, a tua previsione, vedendo, insomma, avendo letto, immagino, anche un po' i programmi. Sì, secondo me nulla di particolare diverso, di particolarmente diverso rispetto a quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi, sia nel bene sia nel male. Se tu guardi i programmi, devo dire, non solo dei partiti di centrodestra, ma anche di quegli altri, al netto dello scontro, diciamo che però è una bandierina, non ha nessuna implicazione pratica nel breve termine, tra quelli che vogliono nucleare e quelli che vogliono fare solo rinnovabili, che però quello appunto è posizionamento ideologico, i partiti dicono abbastanza le stesse cose e dicono le stesse cose che ha fatto il governo. Quindi mi aspetto che continuino in sede europea questa battaglia per il cosiddetto price cap, senza cavare un ragno dal buco, che continueranno nei limiti del bilancio pubblico a erogare sussidi più o meno a schiovere sulla quasi totalità dei consumatori di energia, in maniera tale da mitigare gli aumenti, e poi che continueranno le cose positive che in realtà ha fatto il governo Draghi, mentre le altre che ho citato a me mi convincono abbastanza poco, come invece le cose positive che sono essenzialmente le operazioni per installare i due rigassificatori, Piombino e Ravenna, e le semplificazioni della situazione, secondo te? Ma sì, io credo che si sbloccherà, anche perché, se non ho capito male, stiamo prevedendo una spesa in compensazione territoriale che praticamente costano tanto come il rigassificatore. Sì, anche perché ho sentito ieri Seminerio, ieri mattina, che parlava di 650.000 euro. O 650 milioni, adesso non vorrei dire 650. Milioni? Ok, allora ho capito male. 650 euro sarebbe l'elemosina. Non volevo dire una cifra troppo enorme, però, cioè, 650 milioni sembrano esagerati. Cioè, quanto costa un rigassificatore? 300? 400? No, beh, oggi, diciamo, in tempi normali, una nave rigassificatrice come quella, cioè se l'avessi comprata 3 anni fa, probabilmente spendevi una cifra di quel genere. Oggi spendi probabilmente tra 2-3 volte tanto. E ha senso spenderli, ovviamente, vista la situazione. Poi, per carità, tutto può succedere, l'autorizzazione può arrivare un mese prima, un mese dopo, ma io non credo che ci sia la concreta possibilità di non avere quel rigassificatore nel porto di Piombino. Sarebbe una cosa veramente lunare, vista la situazione, ecco. No, però per cui è importante farle. Non mi aspetto grandi cambiamenti rispetto a quello che abbiamo avuto, nel bene e nel male, rispetto a quello che abbiamo avuto. Anzi, da questo punto di vista, questo è uno dei temi su cui probabilmente ci sono più garanzie di continuità da parte della coalizione centrodestra che non da parte degli altri, perché, per esempio, sulla presenza dei rigassificatori, almeno in principio, tutti i partiti di centrodestra hanno una posizione ragionevole, mentre negli altri, non solo i 5 Stelle, ma anche l'Alleanza Verde Sinistra, che stanno in coalizione col PD, hanno invece una posizione molto critica. Quindi, da questo punto di vista, non mi aspetto né sconquassi né grandi cambiamenti. La vera domanda sarà fino a che punto potrà proseguire questa politica di riduzione generalizzata dei prezzi dell'energia a carico della fiscalità generale, cioè a carico del debito pubblico, nei confronti praticamente di ogni tipologia di consumatore. Ecco, questa, secondo me, che però è un modo diverso di guardare la questione, e non riguarda tanto una scelta di politica energetica quanto, e butto anche un po' la palla a Michele su questo, la politica di bilancio.
che il prossimo governo vorrà seguire, che mi sembra uno dei grandi temi su cui interrogarsi. Mi hai preceduto, Carlo, perché volevo proprio passare la palla a Michele chiedendogli poi anche in base a quello che l'Unione Europea ci chiede, no? Anche per il PNRR e tutto il resto, se secondo Michele questo governo di centrodestra, se ci dovesse essere, sarà in grado di rispettarla, se verrà ridimensionato con tutte le proposte che ha fatto senza coperture, se dovranno adattarsi, insomma, a quello che l'Europa comunque sia ci consiglia. Le proposte senza coperture le ha fatte tutti, quindi sì, sì, chiaramente. Come Costantino ha mostrato, poi il problema è la quantità. Vabbè, insomma, il ranking lo conoscete, no? Quasi nessuno, adesso vado un po' a memoria, mi prendi un po' impreparato, so che non è che abbia negli ultimi giorni guardato quelle cose, però non mi ricordo nessuna delle proposte specifiche che hanno fatto che in qualche maniera violi il PNRR. Ci sono queste frasi ambigue su rivedere le priorità nel programma di Fratelli d'Italia. Come vi ricordate, io avevo cercato di farci dire dalla futura senatrice cosa intendevano e cos'erano queste priorità. Non se l'era ricordato, diciamo così, non aveva gli appunti. No, vabbè, quel giorno a scuola, anch'io delle volte a scuola, non prendevo gli appunti. Pensavo all'amorosa e quando il professore mi dice ma cosa ho detto... So. Però secondo me tu puoi darci una bella chiave di lettura, secondo me, sotto questo punto. No, fammi un ragionamento. Allora, francamente, l'unica cosa che suggeriscono è che vogliono cambiare le cose sull'energetico, credo voglia dire, su questo concordo totalmente con Carlo, anche se sono ovviamente dei paurosi e degli incompetenti, che ci sia più consapevolezza a destra, se non altro per antipatia verso l'ecologismo, purtroppo, però c'è più consapevolezza a destra che con mulini e fotovoltaico non è si riesce a risolvere tutto, bisogna fare altre cose, fra cui il nucleare. Quindi può darsi si rivolgono a questo. Suppongo, se sono Meloni e divento Presidente del Consiglio, me ne vado alla prima riunione con gli altri e dico, sentite, noi siamo disposti a fare la mossa nucleare, però dovete darci una mano, deve essere una mossa europea, perché se no c'ho l'opposizione nazionale che mi fanno viva. Ok, quindi se voi tedeschi continuate a essere ostili totalmente all'ipotesi nucleare, noi che abbiamo il complesso di inferiorità e bla bla bla, tiriamo il culo indietro. Io, ecco, la vedo così. Quindi il problema del PNRR è che hanno fatto saltare la delega fiscale, credo che quello fosse un compito, vero Carlo? Credo che era una cosa che dovevamo fare. E lì sarà complicato, perché da quanto ho capito Fratelli d'Italia e Berlusca hanno sposato la sciocchezza chiamata flat tax dai leghisti. E non so dire, cioè, a me sembra assurdo che vadano con quel tipo di riforma fiscale, non perché io notoriamente ami tante tasse, ma perché quello è una follia, un certo settore piccolo tra l'altro della popolazione. Però su quello nessuno di loro ha detto niente di preciso. Non è che abbiano dei veri esperti fiscali nel gruppo. Sì, hanno Tremonti, ma voi sapete che Tremonti, insomma... Esatto. Io volevo non proprio arrivare bene qua. I conti. Esatto, io volevo arrivare proprio qua, Michele. Perché tu, nella tua vita, hai fatto anche il consigliere per Pagliarini, no? Te lo ricordi? Più o meno. Esatto, va bene. Ma in quel periodo avevano... diviso, o meglio, il MEF era diviso in tre parti. Oggi c'è questa ipotesi di mettere il MEF ancora diviso in tre parti, con appunto Di Leo, che è il consigliere di Fratelli d'Italia della Giorgia Meloni, Tremonti e Panetta, in modo tale da mantenere. Questa è un'idea che sto sentendo. Questo Di Leo non so chi sia. Tornare a questa tripartizione, tipo Dini, Tremonti, Pagliarini, stessa cosa, avere questa tripartizione. Se vogliono fare tesoro, finanze e bilancio addirittura. Sì, è un'ipotesi che sta circolando. Il bilancio da cominciare era una vera follia. Cioè, infatti con Mimmo, io mi ricordo un incontro tremendo con Mario Draghi, non vedevo da tempo. Mimmo mandò me perché diceva, vabbè, lo conosci almeno. Quindi dicevo brutalmente, senti, non abbiamo nessuno cazzo di competenza. Qua adesso noi piantiamo così il Consiglio dei Ministri per trasferirci delle competenze, perché se no fa tutto Dini. E Mario che dice, ascolta Michele, ti voglio tanto bene, ma come sono il direttore generale, a me le competenze non me le togli. Dopodiché lottate pure in Consiglio dei Ministri. Ma il governo cadde prima, quindi non ci fu.
Quindi, che se qualcuno fa il ministero del bilancio è veramente perché cerca di creare un posto, un ministro o dei sottosegretari. Quella di spezzare i due, suppongo sia un'idea di Tremonti, sa di essere inaccettabile a livello europeo come ministro del tesoro, però magari come ministro delle finanze se lo tengo. Sarò cattivo, ma secondo me è così. Non c'è alcuna logica. Beh, certo, ovviamente c'è la parte estrema, quella della tripartizione. Nessun paese magari... serio ha quella divisione. Adesso magari mi sbaglio, c'è qualche paese serio che ce l'ha, ma Scarlo, tu che conosci il mondo meglio di me, c'è qualche paese serio che suddivide il bilancio in quello del lato sinistro, quello del lato destro e quello che fa la somma, perché poi era quella la tripartizione. C'era chi spendeva, chi raccoglieva e quello che controllava che le due tabelle tornassero. Dai, fa ridere. No, probabilmente un altro tema. Anche perché, scusami, vai, interrompo, vai. Anche perché nella pratica quella roba lì è già adesso così, nel senso che ovviamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze è un ministero con un unico ministro, ma è diviso in aree differenti e normalmente il ministro ha due vice ministri che si occupa uno di una cosa e uno dell'altra, che è un disegno razionale che risale a Ciampi, se non ricordo male, il quale quando si è trovato lì, non da premier, ma se non ricordo male è stato il primo a ministro dell'economia ad avere sotto di sé tutto il mondo, cioè entrambe le colonne della tabella, è una cosa assolutamente razionale, quindi sono d'accordo con Michele. Sì, più che altro c'è un altro tema secondo me da tenere in considerazione, cioè sui giornali vedo il nome di Panetta sempre più insistente, almeno nelle ultime ore. Il problema è Panetta, mi pare evidente, almeno secondo molti analisti, che sia il candidato naturale a succedere a Visco, no? Anche lui è quasi a fine mandato, quindi bisognerebbe capire su cosa potrebbe far leva Giorgia Meloni per non spaventare i mercati e se Panetta è disposto, perché se tanto mi dà tanto Panetta potrebbe ambire a fare il Mario Draghi 2.0 della prossima crisi italiana. Ah, io su questo non ho grandi dubbi, cioè io credo che se andremo effettivamente verso un governo con una premier come la Meloni, il ministro dell'economia sarà un tecnico, è un tecnico che parli bene l'inglese, che sia conosciuto e che conosca i partner europei, i mercati finanziari, eccetera. Quindi da questo punto di vista Panetta è senz'altro uno dei nomi che circolano. Un altro nome che circola a leggere i giornali è la riconferma di Daniele Franco. La mia sensazione è che se la Meloni chiede un consiglio a Franco, Franco le suggerisce Panetta, se la Meloni chiede un consiglio a Panetta, Panetta le suggerisce Franco e così via. Però ecco, credo, io mi stupirei molto se ci fosse un ministro politico al MEF. Beh, paura Tremonti da Ivan. Ma io non mi permetto di giudicare, non essendo esperto di economia, però ricordo insomma con poca gioia gli anni in cui è stato ministro, quindi mi limito a dire questo, ecco. E invece al MISE... Avevi 3 anni quando era ministro. Esatto, vabbè, io neanche... No, in verità nel 94 neanche ero al mondo, è stato più tardi. Però, a parte questo... Perché, scusa, non era... Sì, poi più tardi. La prima volta, ma l'ultima era l'11. Eri stato ministro, scusate. Nel 2011... Dopo, infatti, più tardi. Sì, vero, nell'11 era ancora ministro. Esatto, sì. Invece al MISE, secondo me, c'è un po' di confusione, nel senso che non si sa chi la Meloni butterebbe lì. Secondo voi, tecnico o politico? Scusa, no, lì secondo me c'è un altro tema interessante, okay, che vai. Non è il nome. È fino alla scorsa legislatura, e da sempre praticamente... quello che oggi è il Ministero dello Sviluppo Economico, che prima era il Ministero dell'Industria, aveva dentro 3 grandi componenti: telecomunicazioni, energia e industria. Il governo Draghi ha preso tutte le competenze sull'energia, l'ha unificate al Ministero dell'Ambiente per creare il Ministero della Transizione Ecologica. Secondo me è una scelta interessante da vedere del prossimo governo, sarà se conferma questa struttura, quindi se conferma il Ministero della Transizione Ecologica con dentro energia più ambiente, o se invece ritorna alla situazione precedente con l'energia dentro il Ministero dello Sviluppo Economico. Tenete conto che la parte energia del Ministero della Transizione Ecologica è la parte più importante oggi di quel ministero, ma fisicamente non si trova presso il Ministero della Transizione Ecologica, ma si trova ancora negli edifici e negli uffici presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi secondo me quella invece è una cosa ancora aperta.
Ok, avresti qualche nome da suggerire che sta girando o proprio niente? Non ne idea. Immagino un possibile nome per quanto riguarda il lato sviluppo economico potrebbe essere ovviamente la riconferma di Giorgetti. È una candidatura abbastanza ovvia in questo contesto. Non saprei chi può andare a fare il ministro dell'ambiente o della transizione ecologica se viene confermata l'attuale ripartizione tra ministeri. Non ho idea. E visto che siamo sempre in tema ministeri, un altro ministero voluto dalla destra, nuovo questo, sarebbe quasi un super ministero del turismo, è il ministero del mare. Cioè voi pensate che si vada a creare... Pensavo dove viene il ministero del mare? Il ministero del mare. Sì, considerate che la proposta, che poi saranno anche quello dei territori d'oltremare, ovviamente. Sì, ovviamente. Però considerare Fratelli d'Italia anche un programma sul turismo. Cioè, oltre al programma delle elezioni, hanno a latere un programma sul turismo. Considera che c'è dentro all'Italia e tante altre belle cazzatine. Però il problema è, quanti ministeri ha bisogno questa nazione per tirarsi fuori? A me sembra uno spreco di... Una volta c'era, no? Non c'era. Ancora? Ehi, ciao Marco. Era un po' che non ci si vede. C'è Marco, c'è meno. Ecco. Non è live. Michele, tranquillo. Okay. Sono i prossimi ospiti, tra poco avremo Marta Ottaviani, lo Marco vedo solo Cimino, io lo vedevo, scusate. E anche Parabellum Mirko. Ok, vai. Non so, guarda, adesso su questo non facciamo troppe speculazioni, no? Perché non sappiamo il risultato e poi lo sai, questi, alcuni di questi giochi. Se quello di Panetta è finito sulla stampa internazionale ed è ovvio che Giorgia Meloni lì abbia un problema se vince. Deve mettere una persona di assoluta competenza e fiducia e reputazione specchiata, perché c'è poco da fare, la reputazione conta, ed ha in casa scelta sua, perché poteva dire di no grazie, anche gli ha fatto scrivere un capitolo delirante del loro libro dei sogni, il programma conservatore, vi invito a leggerlo, e comunque, ma non per imparare qualcosa, semplicemente per ridere. Il capitolo di Tremonti è un delirio, è un assoluto delirio. Con frasi scoppiazzate dalle cose che scriveva 15 anni fa. Adesso non c'entro nulla. Cioè, se l'è tirato dentro e quindi ovviamente ha una pressione perché di questo e del suo gruppo di potere per dargli un posto. Questo se lo poteva evitare. Non so cosa gli serva Tremonti, lo dico onestamente. Come avere Boldrin, cosa ti serve? Niente, dal punto di vista di un partito che vuole andare al governo. Quindi non so perché se lo sia tirato dietro. Se l'è tirato dietro, evidentemente crede alle cose che dice o qualcosa del genere. Lo trovo inspiegabile. Certo. E tu come lo vedi appunto un Tremonti nel 2027 a gestire la fase di uscita del phase out del PNRR? Allora, non ci sono scuse, quello che intendo dire 2027 io... okay, vai. È all'infinito, cioè, con i tassi di sconto attuali, con l'inflazione nel 2027, cioè 1 diviso 1.15 alla quinta è un numero piccolissimo. No, ok, però... Saranno capita solo quelli che stanno poi in matematica. Sì, esatto. Beh, la mia domanda è, noi a un certo punto andremo a creare uno strumento permanente di debito europeo e soprattutto anche di, se vuoi, fiscalità nuova, cioè il six pack, il fiscal compact, il trattato di Maastricht verranno ritoccati probabilmente con queste regole nuove e a sto giro ci sarà magari un Tremonti a discutere queste questioni. Tu come la vedi in questo senso? Ma guarda, mi sembra che l'Europa in questo... Sì, vedo la faccia di Carlo. Io non so, Carlo, ma io ho sempre avuto zero passione per fare scenari futuribili, quindi ti immagini. È per quello che non mi piacciono i film di fantascienza, i romanzi di fantascienza. Oggi la questione sul terreno in Europa è risolvere la questione energetica e sconfiggere l'attacco russo, garantendo che ritornino a qualche forma di tranquillità a est e che queste varie minacce, non dico spariscano, ma si assopiscano, diventino minori. Per quanto mi riguarda, sul terreno c'è quello. Dipendentemente da come si risolverà quello, e non è per niente ovvio che si risolva bene, per carità, io ovviamente lo spero, ma non è ovvio, vedremo che scenari si apriranno, ma senza risolvere quei due problemi, quello energetico
e quello politico-militare a est, tutto il resto diventa così secondario che... E ovviamente siccome parte della risoluzione ha a che fare con, non dico l'austerità, perché la parola austerità in Italia viene interpretata in maniera assurda, ma con un vincolo di bilancio minimamente accettabile, specialmente adesso che anche la BCE si è resa conto che il problema inflattivo in Europa c'è, è serio e può avere effetti disastrosi se la lasci scappare, perché molti non si rendono conto cosa vorrebbe dire lasciar correre l'inflazione per un paio d'anni al 10%. In un continente, non solo l'Italia, dove una grande fetta del sistema finanziario e dei risparmi delle famiglie sono in debito pubblico. Vuol dire ai cittadini europei, guardate, abbiamo deciso di tassarvi un 20-25% della vostra ricchezza. Wow! Festa! Cioè, dopo tu devi dire no, la patrimoniale no. E che cazzo, non è la super patrimoniale. Nessuno ha proposto una patrimoniale che faccia fuori il 20% della ricchezza in due anni. Quindi bisogna anche rendersi conto di questo. Quelli sono i problemi. Fiscal compact, so che c'è una commissione, ci avevano messo due colleghi, due giovani, Draghi ci aveva messo due, Veronica e come si chiama? Guido Lorenzoni. Però io non ho visto nessun metodo, niente di che risultati, credo fosse un'analisi tecnica. Il debito comune europeo, finché ci sono cose come Orban, cose come l'atteggiamento italiano, diciamo della destra italiana, ma non solo della destra, del 5S, sono fuori, e anche l'aria che tira nella sinistra spagnola, sono fuori discussione, ragazzi. Cioè fare un debito comune, una fiscalità comune, quando hai componenti completamente off the map che dicono ma noi vogliamo spendere, fare, strafare, dovete pagare voi. Quindi, vabbè, l'ho fatta lunga, ma insomma ho spiegato il mio pensiero, mi sembra... Perfetto. Dalla regia mi dicono che dobbiamo... Sì, dobbiamo andare avanti perché abbiamo gli altri ospiti in attesa. Se volete, come avevo già detto a Michele, insomma l'invito vale anche per Carlo, ovviamente dopo le 23 noi andiamo avanti anche a seggi chiusi, se volete ripassare 10 minuti per commentare i risultati ci fa molto piacere. Assolutamente, pingateci. Tanto siete in contatto con me. Ok, ci mandiamo un WhatsApp. Ciao Carlo, grazie Michele, grazie Carlo e ciao a Mirko e Marco che entro. Mirko e Marco. Ciao.